Luigi Zanda. Luigi Zanda è un amico sin dalla fondazione dei Liberi di, della nostra associazione, ci ha sempre sostenuto, aiutato, e lo ringraziamo di cuore per essere presente oggi ai lavori. Questo pomeriggio, più tardi, è previsto un suo intervento. Prima dell'intervento di Zanda io volevo pregare alcuni amici che avevano già manifestato disponibilità stamattina ad approfondire alcune delle tematiche che abbiamo trattato, di prendere la parola. C'è con noi il professor Carlo Colloca, che è professore universitario di sociologia, e tra l'altro voglio ricordare che è stato uno degli animatori anche nella mia città del progetto di rammendo urbano, che è stato voluto fortemente da un senatore a vita, Luigi Zanda, che mi è ovviamente molto, molto caro, e che ha vissuto questa esperienza nella periferia della mia città, esattamente nel quartiere di Pino. Ma io lo vorrei pregare, professor Colloca, di dirci qualcosa, siccome negli interventi di questa mattina, in particolare nel mio, ma anche in quello di Marcucci, abbiamo parlato della rivoluzione digitale come la più importante rivoluzione, no? Che cambia i costumi, le abitudini e che ha influenze anche politiche, di tratteggiare brevemente, naturalmente, nel suo intervento questo aspetto in particolare. Prego, professor Colloca, grazie. Grazie per questa possibilità di una breve riflessione su questo discorso, che sicuramente rispetto ad altri momenti della storia ha rappresentato un cambiamento significativo. Quando abbiamo avuto la seconda rivoluzione industriale, oggi potremmo paragonare la rivoluzione del digitale a quello che ha comportato quella rivoluzione nella seconda metà dell'Ottocento. La cosa che mi faceva riflettere stamane era il fatto che poi alla fine siamo catturati, siamo catturabili da quello che è anche il fascino e la retorica delle nuove tecnologie come la nuova strada per accedere alla politica, per accedere ai diritti. E forse non ci interroghiamo sempre opportunamente sul fatto che anche la cosiddetta smart city non è poi nelle condizioni di essere vissuta realmente da quelli che dovrebbero essere gli smart citizen, cioè i cittadini sono messi nelle condizioni di un reale accesso a quelle che sono le nuove tecnologie. Cioè, secondo me, se noi ragioniamo su quelli che sono a volte anche i costi in termini di alfabetizzazione rispetto alle nuove tecnologie, e consideriamo anche quelle che sono le percentuali di invecchiamento della nostra popolazione, mi riferisco in particolare alla società italiana, ci rendiamo conto che probabilmente questo spazio, uno spazio che è quello del digitale, cosiddetto spazio dei flussi, genera anche dei processi di marginalizzazione delle popolazioni escluse. E allo stesso tempo forse ci deve anche far riflettere che continua a esistere ed esiste, ed è importante in qualche modo riaffacciarsi in quello che è lo spazio dei luoghi. Il Presidente Bianco prima accennava per l'esperienza che facemmo a Librino e in altre città d'Italia, in altre periferie italiane, era significativo proprio il fatto di stare in mezzo a quelle che sono le popolazioni residenti in quei territori dove anche il digitale spesso non è sufficiente per farti accedere a quelli che sono nuovi diritti. Quindi era soltanto così una riflessione su quelle che sono alcune delle retoriche che viviamo anche nella politica di oggi, le nuove tecnologie, la retorica della partecipazione, la retorica della sostenibilità, cioè abbiamo alcune di queste parole, di questi concetti chiave che forse sono stati eccessivamente stirati e se ne è perso un po' il senso nel loro significato più pregnante. Grazie. Grazie Carlo, grazie di cuore. Francesco Marano, vice segretario regionale del Partito Democratico in Sicilia, naturalmente uno degli esponenti dirigenti del Liberalpartito. Grazie Enzo, alcune brevi considerazioni, non prima di aver espresso il ringraziamento per questo momento importante che una volta l'anno in forma così estesa ma spesso ci accompagna il dibattito del Partito Democratico, e non prima di averti ringraziato Enzo, perché in un partito in cui
c'è un eccesso di correntismo, Libera PD ha mantenuto in questi 10 anni, io c'ero al Teatro Amba Iovinelli alla prima grande manifestazione dei Liberal PD con il neoeletto segretario Walter Veltroni, mantenere in questi 10 anni la propria identità come associazione trasversale ma centrale nel dibattito del Partito Democratico è un elemento importante. Paura o coraggio è il titolo quanto mai azzeccato di questa 2 giorni. E si identifica con un paradigma che voglio citare, che è quello dei vaccini. È molto sintomatico di quello che accade nel nostro paese. La paura è quella della conoscenza ormai, quello della comprensione di ciò che accade, ed è l'elogio dell'ignoranza, l'elogio dell'incompetenza, che è diventato ormai un valore. Mentre nel secolo scorso chi studiava, chi aveva qualcosa importante da dire, da trasmettere, era ben considerato, oggi non è più così, lo stesso accade nell'economia. Ora io non sono tra chi dice che gli economisti hanno sempre ragione, non è affatto così, ma certamente se tutti gli economisti non schierati dicono, non politicizzati, dicono che la manovra è sbagliata, ci sarà un motivo. E a questo noi dobbiamo sicuramente contrapporre la capacità di dire alla gente qual è il nostro pensiero, con coerenza, con impegno, e stando attenti anche a sfruttare i nuovi mezzi di comunicazione. C'è una rivoluzione culturale, che lo diceva, veniva citata prima. Questa rivoluzione culturale è il mezzo attraverso il quale queste politiche della paura vanno avanti, non è la causa. Chi è più bravo usa questa rivoluzione culturale. Noi dobbiamo essere più bravi ad usare questi nuovi mezzi di comunicazione, dobbiamo farlo con più faccia tosta, dobbiamo essere più vicini ai bisogni, apparire più vicini ai bisogni della gente, perché lo siamo stati con le nostre politiche sicuramente in questi 5 anni, dobbiamo apparire anche più vicini ai bisogni, a quello che noi poi traduciamo con le nostre politiche. Credo che questa sia la sfida del Partito Democratico, anche avere la capacità di parlare a settori diversi della popolazione, anche con linguaggi diversi. Ormai purtroppo la politica non è più quella di una volta c'erano centrodestra e centrosinistra, conservatori e riformisti. Abbiamo anche affrontato periodi storici in cui il mondo andava verso governi conservatori, a cavallo degli anni 80 e 90 la maggior parte delle democrazie occidentali aveva riferimenti conservatori, poi c'è stato il centrosinistra. Oggi è un modo nuovo, è un periodo diverso, dobbiamo affrontarlo con capacità e interpretando questa nuova rivoluzione culturale, e facendolo con coraggio, appunto, trasmettendo il nostro coraggio e le nostre idee alle persone e agli elettori che noi dovremo riconquistare. Grazie. Grazie Francesco. Pregherei allora Luigi Zanda di prendere la parola. Vorrei soltanto ricordare ancora una volta che Luigi Zanda, che è di formazione politico-culturale, appartiene alla grande tradizione del cattolicesimo democratico, è però contemporaneamente anche un liberal nel profondo dell'animo, ha esercitato questa sua funzione con grande capacità e con grande intelligenza politica anche nella scorsa legislatura, in particolare quando aveva l'incarico e la responsabilità di capogruppo del Partito Democratico al Senato, in una condizione non facile, consentimi di ricordare Luigi, perché praticamente non c'era una maggioranza vera, forte e predeterminata, e ogni volta dovevi inventarti, facendo dei miracoli, un sostegno, e c'era stato praticamente per 5 anni. Consentimi di ringraziarti anche per questo in particolare. Grazie Luigi. Sono io, devo dire che ringrazio molto Enzo, Lina, tutti gli amici di Liberal PD per questo incontro.
professionale che conserva un marchio, marchio liberal, di cui in questi ultimi anni, in questi ultimi lustri, molti hanno cercato di possessarsi. Ma devo dire, hanno cercato di possessarsi a destra, a sinistra, persino populisti o sovranisti che erano liberali. Ma qua ogni anno si respira veramente uno spirito liberale politico. Io devo dirvi che venendo e leggendo la locandina dell'incontro sono stato colpito dal titolo Paura o Coraggio. E in modo particolare mi ha colpito l'uso del termine coraggio. Vi do per ragioni politiche, ma anche per ragioni personali. Nel 1955 John Kennedy, che allora era senatore del Massachusetts, scrisse un libro intitolato Ritratti del coraggio, che vinse poi due anni dopo il Pulitzer, ed era ritratto di una serie di statisti americani che avevano mostrato coraggio politico. Coraggio politico, come lo intendeva Kennedy in questo suo bel volume, era esprimersi in dissenso anche dal proprio partito, anche dalla propria corrente, per sostenere delle idee, dei principi che si consideravano irrinunciabili. Questo libro fu stampato in Italia, tradotto in Italia nel 1960, e mi venne regalato da mio padre con una bellissima dedica che, devo dirvi, è entrata un po' nella mia educazione, come ciascuno di noi ha dei libri di formazione, e questo è stato per un tipo di formazione. Conteneva un'importante anche premessa di Luigi Einaudi, al quale era stato chiesto di scrivere la prefazione. Lui scrive una lettera che poi viene pubblicata dall'editore, ma che lui dice: non posso fare la prefazione, non mi sento all'altezza. E poi dice una cosa che ci riguarda anche adesso, anzi ne dice due che ci riguardano anche adesso. Dice: il coraggio politico è la forma più alta del coraggio, quella cioè di dissentire per questioni di grande principio, è la forma più alta del coraggio. E poi dice anche che qual è la virtù massima dell'uomo di Stato. E Luigi Einaudi dice: la virtù massima dell'uomo di Stato è il disprezzo della popolarità, cioè il contrario della logica politica nella quale noi ci siamo incamminati. Noi ci siamo incamminati verso una logica politica che fa della popolarità la virtù massima. Ecco, per Einaudi, e io penso che dovremmo riflettere su quello che Einaudi ci insegnava, invece il disprezzo della popolarità, cioè il non condizionare mai la propria posizione al fine di ottenere popolarità, questa è la massima virtù dell'uomo. E che cosa vi fa pensare questa nostra riunione? Mi fa pensare a una riunione di persone che non cercano popolarità, ma cercano di trovare una soluzione alle questioni del nostro paese. E due giorni fa, diceva Enzo, che stamattina il senatore Martucci ha ricordato un seminario che si è svolto al Senato, un seminario che aveva cominciato populisti e sovranisti, e si è discusso anche con ospiti internazionali di che cos'è oggi nel mondo il populismo e il sovranismo. Ecco, io penso che noi dovremmo
incominciare ad avere il coraggio di dirci e di dire con chiarezza qual è la posta in gioco. Ecco, io penso che ci sia ancora della timidezza nell'indicare la posta in gioco. Allora, guardate, ci sono due questioni che sono in ballo. Una a carattere internazionale ed una invece a carattere nazionale. E tutte e due sono questioni vitali per il futuro nostro e direi per il futuro dell'Occidente. La questione che ha carattere internazionale qual è? È la battaglia che è già iniziata, che diventerà molto accesa durante la campagna elettorale per le prossime elezioni europee e che divampa in tutto l'Occidente. La battaglia tra i nazionalisti o sovranisti, come vogliamo chiamare, da un lato, e gli invece i tifosi della multilateralità. Da una parte chi crede nell'Europa e dall'altra chi la vuole distruggere. Da una parte chi crede nella NATO e nelle alleanze occidentali, dall'altra parte chi la vuole indebolire. Chi crede nell'UNESCO, chi crede nelle regole e nella collaborazione sul commercio internazionale, chi crede sulla pressione per l'Iran per impedire che si costruisca la bomba atomica, e chi invece dice gli americani prima di tutto, gli italiani prima di tutto, i polacchi prima di tutto, gli inglesi prima di tutto. Questa battaglia che oggi io per me è già visibile, diventa la grande battaglia dei prossimi mesi e forse dei prossimi anni e condizionerà un nuovo ridisegno del mondo. La battaglia che invece ha confini nazionali ed è per noi una battaglia molto importante, decisiva per il nostro futuro, e tra chi crede che la democrazia che può far funzionare un grande paese complesso, con un'economia avanzata, con una cultura forte di tradizioni, con una società importante, noi chiediamo che la democrazia che può governare un paese di questo genere come l'Italia sia la democrazia parlamentare, la democrazia rappresentativa. E la battaglia è con chi crede che invece serva la democrazia diretta. Cioè, per dircela così velocemente nel poco tempo che abbiamo, che serva una democrazia nella quale gli attori siano soltanto due, che i corpi intermedi vengano eliminati e gli attori restino, il popolo e il capo. Non sono delle partite. Quando Grillo dice, nel momento in cui l'Italia riuscirà ad avere un referendum alla settimana, il Movimento 5 Stelle avrà finito il suo compito. Non servirà più, avrà raggiunto il suo risultato. Non è una battuta. Alla Camera dei Deputati c'è in discussione, in Commissione Affari Costituzionali, un disegno di legge sulla nuova disciplina costituzionale del referendum. E quali sono le caratteristiche di questo disegno di legge che è stato già iscritto ai lavori dell'Aula della Camera per il 17 di dicembre, cioè referendum senza limiti, cioè senza soglia di sottoscrittori e senza limiti nell'argomento, cioè anche referendum in materia finanziaria, anche referendum sui trattati internazionali. Ed è il disegno chiaro. Disegno chiaro, disegno quello. D'altra parte, guardate, contemporaneamente, sempre alla Camera, lo sottolineo e mi spaventa perché poi sono questioni che verranno al Senato, è stato già discusso per 3 volte nella Commissione Affari Costituzionali un altro disegno di legge, questa volta dei Fratelli d'Italia, che elimina dalla Costituzione i 3 riferimenti all'Unione Europea. La nostra Costituzione non prevede che l'Italia
faccia parte dell'Unione Europea, ma in tre articoli prevede invece il meccanismo, diciamo, del rapporto Italia-Unione Europea. Ecco, il Parlamento italiano sta discutendo un disegno di legge nel quale questa parte viene questi tre articoli vengono modificati. Allora, che cosa voglio dirvi? Un paese nel quale nel governo della Repubblica che ha ottenuto la fiducia del Parlamento siede un ministro per la democrazia diretta. Noi abbiamo nel governo italiano un ministro per la democrazia diretta. Allora io devo dirvi, sono rimasto molto colpito, perché queste questioni che riguardano la cosa più importante che noi abbiamo conquistato, che è la nostra democrazia, non hanno sollevato reazioni, nemmeno dal mio partito, ma nemmeno dalla cultura costituzionale. Io mi sarei aspettato dei movimenti di protesta, dei movimenti per bloccare questo processo e questa deriva, e non li vedo. Allora, ecco che mi riaggancio al titolo del vostro intervento. Io penso che il coraggio che ci serve è intanto il coraggio di vedere, saper vedere quali sono i problemi e quali sono i problemi di fondo che dobbiamo affrontare. E poi ci vuole il coraggio, ecco, di parlare a voce alta e parlare su queste questioni in modo da spiegare al Paese, far capire al Paese quali sono le poste in gioco, quali sono i problemi, gli scenari futuri, che cosa ci aspetta se non saremo in grado di intervenire. Quindi complimenti Enzo, complimenti perché ripeti questa iniziativa annualmente, ma anche complimenti perché quest'anno so che le interpretazioni di questo titolo sono state varie, altre ne avremo nel pomeriggio, ma questo dimostra che stiamo andando a toccare la carne viva del futuro dell'Italia. Complimenti e grazie. Grazie di cuore Luigi per gli stimoli che sono venuti nel tuo intervento, anche per il bellissimo ricordo storico, personale e familiare di un libro che non ho letto e che adesso non avrà voglia di leggere, ovviamente come tutti quanti noi. È presente in sala e lo ringrazio di cuore per essere con noi l'avvocato Renzo Di Sabatino, che è il segretario regionale del PD dell'Abruzzo. Nel salutare gli altri amici presenti, a partire da Giovanni Legnini, che però è qui, ed è un amico vero, a cui vogliamo molto bene, grazie anche Giovanni per come hai servito la Repubblica anche nel ruolo di vicepresidente del Consiglio del CSM, perché veramente in un periodo delicatissimo, lo voglio ricordare Giovanni, un periodo in cui l'impatto di alcune norme legislative, per esempio sul pensionamento dei magistrati, è stato micidiale, hai portato a casa un risultato di straordinaria compattezza in uno dei settori più delicati e meriti veramente un applauso da tutti voi. È arrivato anche Sandro Gozzi, il nostro vicepresidente. Finalmente ha preso posto e si sta un po' calmando, tranquillo, Loris, e continuiamo i nostri lavori. Volevo pregare Renzo Di Sabatino di portare, se lo rende visita, il saluto del partito. Subito dopo Sandro Gozzi, si prepari. Grazie, sapevo di dover portare il saluto domani mattina, ma lo porto anche oggi, non male che c'è l'ottimo, come dice, un
cappuccino e quindi diciamo non mi fa sentire fuori luogo e fuori posto. Vabbè, io un ringraziamento intanto davvero a Doris, oltre che a tutti gli organizzatori, perché è veramente per noi un valore aggiunto qui in Abruzzo, tant'è che quando mi ha detto diciamo di questa iniziativa ho detto ma sei sicuro che di queste persone qualificate ci saranno? Sì, non ti preoccupare, il tema è sicuramente importante, anzi io direi che il tema che è stato lanciato in questo seminario, paura o coraggio, è il tema del momento, perché non è soltanto su alcuni settori, su alcuni temi della vita politica italiana, della vita di questo paese che oggi diciamo investe queste due parole, cioè quello della paura e quello del coraggio, ma credo che sia in tutti i temi. Noi siamo oggi di fronte a una situazione molto preoccupante, come diceva il senatore Zanda poco fa, è una sensazione di preoccupazione che ci investe tutti, che investe soprattutto chi ha dei ruoli politici a tutti i livelli, anche a livello locale. Io porto in me il peso di una comunità che è quella del Partito Democratico, che è composta oggi da tantissimi amministratori, da sindaci, da assessori, da consiglieri comunali, che si trovano di fronte a una duplice difficoltà, cioè quella di portare avanti un lavoro di accoglienza, di apertura, di volontà di risolvere davvero i problemi delle persone italiane e non, e allo stesso tempo la necessità di far fronte a un'aggressività complessiva che viene dalle altre forze politiche, ma che purtroppo ha permeato anche la nostra società, di far fronte anche come esponenti politici. Ecco, quando prima il senatore Zanda parlava del coraggio della politica, a me è venuto in mente il coraggio di far parte di un partito che oggi sicuramente attraversa delle difficoltà, ma che ha ancora in sé l'importanza di mantenere un presidio di civiltà in questo paese. Siamo ancora l'unico partito strutturato che porta avanti questi temi, noi dobbiamo avere il coraggio di portarli avanti a tutti i livelli e dappertutto, perché io sono convinto che alla lunga la logica della paura, la logica appunto di tenere questa società incatenata alla paura non prevarrà e ci sarà bisogno di un partito forte, di un partito credibile e soprattutto di dirigenti che hanno mantenuto la schiena dritta anche in questi periodi difficili. È vero che ci sono stati degli errori, noi abbiamo fatto molti errori in passato, abbiamo dato sempre l'impressione come partito di non essere vicino ai veri problemi delle persone, di aver abbandonato una parte della società che oggi non ci riconosce più, però ci sono dei temi su cui non si può transigere. È il tema per esempio dell'accoglienza, il tema della libertà, il tema del rispetto degli altri è un tema che non può essere negoziato, che non può essere discusso. Da questo punto di vista il seminario di questi due giorni è importantissimo, è il germe di una discussione che dentro un partito c'è e che dimostra che quel partito è ancora vivo. Io spero che questo si trasferisca in tutto il partito, spero che anche la discussione che ci sarà congressuale sia una discussione sulle linee, sulle cose, sulle bisogni delle persone e sulla prospettiva verso cui andare, in una semplice querelle tra due anime, tra due correnti, per la prevalenza di un potere che poi alla fine può non esserci più. Il potere collettivo non è mai individuale, quindi grazie per questi momenti importanti di discussione e buon proseguimento e grazie a tutti. Grazie Renzo, grazie di cuore. È appena arrivato questo messaggio da parte di Marco Minniti che vi leggo subito. Caro Enzo, cari amici dei Liberal PD, ragioni di salute non mi consentono di essere con voi. Da un lato le irresponsabili scelte del governo Salvini Di Maio, che stanno isolando l'Italia
e ne mettono a serio rischio la tenuta economica e sociale, dall'altro il bisogno di riorganizzare il campo del centro-sinistra e rafforzare l'opposizione al governo nazional-populista, recuperando un sempre più intenso rapporto con la società italiana, rende molto utili e importanti occasioni di confronto e di approfondimento come quella da voi organizzata oggi, tanto più a ridosso del congresso del PD, il cui ruolo resta decisivo per il futuro dell'Italia. Il congresso si svolgerà purtroppo con grave ritardo dopo l'amara sconfitta del 4 marzo. Guai a sprecarlo in uno sterile scontro tra candidati. Si rende semmai indispensabile una discussione seria sullo stato del Paese e sulla urgenza di elaborare un progetto politico che indichi una chiara prospettiva di futuro dell'Italia. Sono certo che dalla vostra discussione di oggi e dalle riflessioni che ne scaturiranno verrà un importante contributo in questa direzione. Un caro abbraccio a tutti voi, Marco Minniti. E rivolgiamo a Marco anche l'affettuoso augurio di una pronta guarigione, perché abbiamo bisogno di un candidato autorevole alla segreteria del partito, in grado di esprimere anche forza fisica, oltre che quella intellettuale, che gli deriva dalla sua passione e dalla sua competenza. Avremo modo di incontrarci anche con Marco nelle prossime settimane per degli appuntamenti che i Libera PD promuoveranno con ognuno dei singoli candidati. E adesso ho il piacere di dare la parola a Sandro Gozzi, che non ho bisogno di dire chi è dei Libera PD, chi è nella politica italiana, consentitemi di dire chi è nella politica europea. E voglio essere testimone di questo, anche personale e diretto, Sandro. Io sono attualmente vicepresidente del Comitato delle Regioni dell'Unione Europea. 350 governatori, presidenti di Länder, di regioni, dall'Andalusia alla Baviera, di sindaci. E ho avuto modo, mentre Sandro era sottosegretario con la delega agli affari europei, di sperimentare di persona non solo la qualità della sua azione, ma anche la straordinaria sensibilità e vicinanza ai territori dell'Unione Europea, dove si gioca una partita decisiva, perché spesso, Sandro, lo dici tu chiaramente, l'Europa è sempre vissuta, o spesso è vissuta, come lontana, come fredda burocrazia. Sandro Gozzi ha coltivato anche nella responsabilità di sottosegretario agli affari europei questa idea dell'Europa vicina alle città, alle regioni e ai territori. Anche di questo ti ringrazio, perché il fatto che il vicepresidente del Libera PD abbia servito e serva ancora oggi il Paese in questa sensibilità, naturalmente per noi è un grande piacere. Parlerà del tema l'Europa è a un punto di svolta. Prego, Sandro. Non è la prima volta, i vari movimenti della nostra
sapete, questo punto di svolta è molto diverso. È molto diverso perché mai come questa volta, e Luigi Tanda lo diceva molto bene, sia oggi che in quel seminario che abbiamo fatto al Senato e che Luigi ha concluso con molta efficacia, mai come per questa volta il progetto europeo e anche l'idea del mondo basata sulla cooperazione tra i popoli, che è il multilateralismo, lo tutto, mai queste due scelte di fondo sulle quali noi abbiamo costruito le nostre democrazie, abbiamo costruito anche le nostre costruzioni, ma come questa volta queste due scelte di fondo sono profondamente minacciate. Ma come questa volta sono sotto tanti attacchi, da dentro e da fuori. E mai come questa volta, di fronte a questi attacchi, da dentro e da fuori, è assolutamente importante per noi riaffermare la scelta europea, dicendo allo stesso tempo, con la stessa forza, con la stessa convinzione, che riaffermare la scelta europea vuol dire anche scegliere di uscire dallo status quo in cui l'Unione si trova oggi, che è causa, buona causa, del problema soprattutto degli attacchi interni. Guardate, io sono tornato da poco da una interessantissima missione a Tokyo, dove sono stato invitato dall'Istituto Genro, NPO, che è il principale istituto giapponese di politica, di democrazia, di studi sulla democrazia, di studi sulle istituzioni, e quindi ho avuto modo di il tema che si era stato assegnato era come ridare fiducia, come restaurare la fiducia nella democrazia. E se hanno scomodato gente di NATO, dalle Filippine, dall'Indonesia, dall'India, dall'Italia, dal Regno Unito, dalla Francia, e vuol dire che questo tema, di cui noi dibattiamo giustamente in Italia, beh, non è un tema di cui abbiamo il monopolio. Purtroppo è un tema che si pone in varie parti del mondo. Ed è stata questa riunione che è stata fatta pochi giorni dopo il fallimento della riunione della cooperazione Asia-Pacifico, che era una forma di cooperazione regionale in cui vede protagonisti paesi asiatici e gli Stati Uniti, fallita per la prima volta dopo 30 anni di cooperazione, non sono arrivati asiatici e americani alle conclusioni, e non sono arrivati alle conclusioni perché si è rischiato lo scontro fisico, quando dico fisico non lo dico con immagine figurata, si è rischiato lo scontro fisico tra i diplomatici cinesi e i diplomatici americani sulle conclusioni che alla fine poi non sono state adottate. Perché vi dico queste cose? Vi dico queste cose perché siamo parte del mondo e perché non siamo compatibili sani. E perché se tu parli di un complesso del PD, se tu parli di politica, se tu parli di dirigere un partito, non lo puoi fare se tu non hai molto chiaro qual è il tuo ruolo in Europa e qual è il tuo ruolo nel mondo. Il tempo in cui le politiche nazionali erano barriere nazionali è finito, la politica è l'unica attività umana che questa cosa non l'ha capita. E continua a ragionare come se il mondo si fermasse ai confini amministrativi di Roma, dell'Alto, dell'Emilia Romagna o dell'Italia. Mi dispiace di informarvi, anzi sono contento di informarvi, perché dobbiamo vedere anche, che non è fatto così. La seconda ragione, cioè tante scelte che noi dobbiamo fare, sono profondamente influenzate da quello che succede in Europa e nel mondo, e quindi o noi troviamo una collocazione diversa lì, oppure non saremo a subire e non saremo protagonisti dei cambiamenti, dei movimenti, anche delle battaglie che si devono fare in Europa e nel mondo. La seconda è che, nonostante tutto, bisogna andare a Tokyo per avere ancora molta ammirazione, molta fiducia nel progetto europeo. Per ricordare, quando si esce dal nostro continente si capisce quanto noi ancora siamo oggetto di ammirazione, oggetto di ispirazione, e siamo considerati come un modello di gestione pacifica delle relazioni tra i popoli e tra gli stati. E c'era con me l'ex ministro degli affari europei del governo Blair, Benjamin, che parlava ovviamente della scelta drammatica, profondamente sbagliata, democratica, ma non è che tutte le decisioni che si prendono in maniera democratica sono anche giuste, no? Cioè, il 52% dei britannici ha democraticamente, legittimamente scelto di lasciare l'Unione Europea. Hanno fatto l'errore del secolo. L'hanno fatto in maniera legittima, democratica, ma non è
che quello che la maggioranza decide in un certo momento in un certo paese sia assolutamente il bene assoluto di quel paese. All'avvocato del popolo, alias Giuseppe Conte, questa cosa dobbiamo spiegarla in maniera molto efficace. Al vicepresidente del Consiglio, il ministro degli interni Salvini, che con il 17% del 75% degli italiani da votare, dice di parlare a nome di 60 milioni di italiani, dovremmo ricordarlo, perché se restaura la fiducia della democrazia tornando ai fondamentali, e il fatto che non ne reagiamo su questo vuol dire che siamo messi abbastanza male, perché un movimento, una coalizione e un partito che non scatta in piedi quando vengono dette delle bestemmie democratiche come questo, e cioè che la volontà della maggioranza non è la volontà assoluta, e che una maggioranza relativa non rappresenta tutto il popolo, e che una democrazia liberale si basa anche sul rispetto delle minoranze, si basa sul rispetto dello Stato di diritto, si basa sulle libertà fondamentali. Beh, guardate ragazzi, io direi, benissimo, parliamo pure degli errori del PD, ma non compiamo degli errori così grossolani in questo momento, quando i fondamentali della democrazia sono in pericolo. E questa è la battaglia che dobbiamo fare in tutto il mondo contro le forze nazionaliste e populiste che sono al governo, perché c'è un tentativo di costruire delle democrazie liberali. Quello che dice Matteo Salvini è quello che dice Viktor Orban, è quello che dice Kaczynski. Dato che ho vinto le elezioni, posso chiudere i giornali. Dato che ho vinto le elezioni, posso chiudere l'università americana di George Soros in Ungheria. Dato che ho vinto le elezioni, posso riformare come voglio la Corte Costituzionale polacca, perché io ho la volontà del popolo, non funziona così. Dato che hanno avuto la maggioranza relativa alle elezioni, ci sono dei geni in Parlamento che vogliono applicare il sovranismo assoluto nella Costituzione italiana, e quindi tagliare qualsiasi legame in cui l'Italia riconosce l'appartenenza a delle organizzazioni sovranazionali che garantiscono la pace per il popolo, l'articolo 11 della nostra Costituzione. Queste secondo me sono le cose. Vedete, però, e cosa vuol dire allora il tema sovrano? Perché io non parlo mai di sovranismo? Perché se lo dicono sovranismo qui, quindi non attacco mai Salvini o Di Maio o Le Pen o Viktor Orban o Kaczynski accusando di sovranismo, perché io ti dico, ma cos'è la sovranità oggi? Cosa vuol dire essere sovrani? Essere sovrani vuol dire prendere controllo, avere controllo. Tu sei sovrano se tu hai controllo su dei fenomeni che devi gestire per il bene comune. Tu sei sovrano se prendi il controllo dei flussi migratori. Tu sei sovrano se prendi il controllo della lotta contro il terrorismo. Tu sei sovrano se costruisci le politiche di lotta contro il cambiamento climatico e ti assicurano delle società sostenibili. Tu sei sovrano se riesci a far pagare le tasse alla nuova aristocrazia capitalistica mondiale e di Google, Amazon, come le paghiamo tutti noi. Tu sei sovrano se riesci a mettere la finanza globale al servizio della crescita, dei posti di lavoro, dell'economia reale. Questa è la sovranità. Sovranità non vuol dire mi chiudo nelle mie frontiere, chiudo a doppia mandata la porta e esco dall'Europa, dal mondo e dalla storia. Ecco perché io sono sovrano, perché dico, a differenza dei britannici, che hanno posto una domanda assolutamente giusta, perché la domanda del referendum britannico era assolutamente giusta. Noi vogliamo riprenderci controllo su dei fenomeni che ci fanno paura, che hanno cambiato il nostro quotidiano, che mettono a repentaglio la nostra sicurezza. E quindi noi, volendo riprendere controllo su queste cose, usciamo dall'Unione Europea. E quindi noi, volendo giocare un ruolo globale nel mondo che è a casa nostra, usciamo dall'Unione Europea, facciamo la Britannia globale, la Global Britannia. La domanda è assolutamente giusta. La domanda è quella che si pone in qualsiasi città italiana, qualsiasi periferia. È la risposta che è sbagliata, perché se noi vogliamo veramente riprendere controllo, noi lo possiamo riprendere controllo se costruiamo una Europa sovrana e democratica. Se costruiamo un'Europa che ancora non abbiamo, capace di prendere controllo su questi fenomeni con
con la forza che le viene, con la necessità che deve venire da una costruzione molto più democratica. Io credo che questa sia una battaglia, ed è la battaglia per cui ho accettato una settimana fa, sono stato eletto presidente dell'Unione dei Federalisti Europei. Lo fate esattamente per questo, perché mai come oggi il messaggio di Altiero Spinelli è di grandissima qualità. Mai come oggi la vera linea di visione è tra coloro che ritengono che per risolvere i problemi del mondo, che è figlio dell'Europa, nel mondo noi dobbiamo costruire un'Europa federale, un'Europa politica, un'Europa democratica, un'Europa capace di avere questa capacità di governo, e coloro che ritengono invece che tutto possa finire negli Stati nazionali. Credo che occorra
nel momento in cui noi prepariamo la nostra alternanza e la costruzione di alternative in Italia, io credo che sia assolutamente fondamentale farla guardando alla necessità di costruire una nuova alleanza d'Europa e guardando anche a quello che succede. Finalmente inizia a succedere come reazione al nazionalismo, all'anti-europeismo, alle democrazie liberali in giro per l'Europa. Io credo che chi è dalla parte della scienza europea e dei democratici devono essere nelle piazze di Varsavia, devono essere nelle piazze di Budapest, devono essere nelle piazze di Londra e di Burgo, in cui sono tanti che stiamo dicendo stiamo andando fuori dalla storia. Deve essere anche in qualche modo nelle piazze di Torino, che è una piazza molto europea, molto europeista, molto della scienza europea, molto del no all'isolamento, molto del no alla deriva isolazionista in cui l'Italia sta andando, l'Italia che finalmente riesce a vedere i suoi temi posti a livello europeo con un patto globale per le Nazioni Unite e nel momento in cui finalmente le nostre richieste, le nostre priorità, le nostre scelte per governare l'immigrazione, che si governa a livello transnazionale con nuove politiche europee, con nuove politiche multilaterali dell'ONU, quella Italia di oggi dice no, si isola. Non sono più gli altri a lasciare sopra l'Italia, è l'Italia che si isola oggi. Ma come si isola l'Italia si isola l'Ungheria, come si isola l'Ungheria si isola la Roma, come vorrebbero isolare la Francia. Ecco perché nel momento in cui si costruisce un'alternativa nazionalistica, la si deve fare in maniera transnazionale, la si deve costruire nuove alleanze che superano le frontiere, perché le battaglie che dobbiamo affrontare superano le nostre frontiere. Perché guardate, io penso che ci sia qualcosa di più che un filo rosso. Non ho informazioni, non ho informazioni riservate da 6 anni, però io penso che sia più di un filo rosso. Tra gli accordi tra il Partito della Russia Unita e la Lega Nord formale, tra la presenza costante dei rappresentanti del Movimento 5 Stelle all'ambasciata russa a Mosca e nelle riunioni del partito di Putin a Mosca, tra le banche russe e i finanziamenti alla Media Ferri, tra gli hacker che sono entrati nelle mail di Macron e la campagna che ha avuto il sostegno da varie parti del mondo di Bolsonaro per quanto riguarda il fermento, tra la parte della voce di Trump e le politiche aggressive di Putin, penso che ci sia qualcosa di più di un filo rosso e quindi credo che i democratici debbano anche loro cominciare a lavorare insieme, a organizzarsi in maniera transnazionale per, vedi Giappone, di cui parlavo prima, vincere la sfida della restaurazione, di restaurare la fiducia nella democrazia. Ecco perché insisto molto sul nuovo alleanza transnazionale. Ecco perché ho insistito molto sulla introduzione anche dei grandi posti che i britannici lasciavano liberi di vista transnazionale per il Parlamento europeo, non perché gli inglesi che 30 seggi eletti in vista transnazionale continentale facessero la differenza, ma perché era un segnale alla politica nazionale a aprire la mente. Era un modo per mettere le riunioni dei partiti politici transnazionali europei, era un modo per dare una prima legittimità a partiti politici europei che non sono dei partiti, non fanno politica e spesso non sono nel governo europeo. E questa è la battaglia che dobbiamo costruire, perché noi non possiamo dare il potere di governo all'Europa su immigrazione, terrorismo, cambiamento climatico senza porci il tema della legittimità democratica europea, che oggi è una sfida, oggi da costruire. Io non conosco una democrazia che funzioni senza dei partiti politici transnazionali, di unità internazionale. Non la conosco una democrazia che a un certo livello funziona senza forze che le danno legittimità. Io credo che questi sono i temi politici da affrontare in Europa e anche da affrontare in Italia. Non userò mette misure. Io credo che oggi la nostra offerta politica come democratici non sia più sufficiente. Non credo che sia sufficiente costruire oggi, non credo che ci sia senza necessità di andare oltre i limiti e le debolezze che il Partito Democratico ha dimostrato. Credo che sia necessità di andare oltre i limiti e le debolezze che il Partito Democratico ha dimostrato. Penso che dobbiamo sottolineare per sempre l'obiettivo e l'illusione dell'autosufficienza per ragioni politiche e per ragioni elettorali. Per ragioni politiche di fondo, per ragioni di società e per ragioni di sistema elettorale. Ecco perché io credo che dobbiamo in qualche modo andare oltre il Partito Democratico del popolo. La
cui facciamo parte libera è stata sempre caratterizzata innanzitutto dalla realtà. Dalla realtà della partita. Abbiamo sempre stati leali, siamo sempre stati leali in partito, abbiamo sempre sostenuto con realtà i governi del Partito Democratico, l'area libera ha sempre sostenuto con grande realtà i governi Renzi e Gentiloni. Non siamo riusciti a realizzare quello che volevamo quando c'era un altro sistema elettorale, quando c'erano state delle primarie con delle vittorie del 70%, io credo che in assenza di cambiamenti radicali del centro-sinistra e in assenza di cambiamenti radicali da parte di come noi interpretiamo il nostro ruolo della società, sarà molto difficile che lo possiamo fare oggi. Quindi abbiamo bisogno di radicali cambiamenti. Quindi abbiamo bisogno anche di assolutamente non cedere ai tatticismi, quindi il suo messaggio lo diceva molto bene, è il momento di capire che la posta in gioco è molto, la posta in gioco democratica, non il futuro dei democratici, ma la posta in gioco democratica in Italia, per le ragioni che abbiamo detto prima, per l'incompetenza e per la rimessa in discussione fondamentale della democrazia. Gira Giovanni di Mini Spritz, lo saluto, ho lavorato benissimo con lui in tante veste, però non credo che anche se lo dice Giovanni non condivida con me la fortissima preoccupazione per gli attacchi costanti allo Stato di diritto e al modo in cui funziona la democrazia liberale da parte della parte del popolo e da parte del suo padre di viceministro e vicepresidente del Consiglio Ministro di Interno. Noi dobbiamo richiamare una reazione civica e per richiamare una reazione civica occorre, secondo me, innovazione, non restaurazione, occorre rivoluzione democratica, non sia regime. Non credo che il tema di un congresso del Partito Democratico debba essere semplicemente il posizionamento interno, tattico, tra correnti, tra candidati che sono anche, in modo di vedere, forse un pochino però. Soprattutto perché, e mi avvio alle conclusioni, io credo che il 4 marzo sia crollato un sistema politico. E credo che non ci sia più un centrodestra come l'avevamo conosciuto. Credo che ci sia un'estrema destra egemonica di Salvini, che ormai ha completato, non organizzo più in pubblica, il suo lavoro rispetto a Forza Italia, non l'ho completato a livello dirigente, ma abbiamo un'estrema destra egemonica, cui Salvini è indubbiamente l'uomo forte. Abbiamo un polo durante un altro politico che si è fatto governo, che è quello della Lega dei 5 Stelle, quindi non c'è più quel centro-destra che conoscevamo, che abbiamo conosciuto la metà del 94. Il campo del centro-sinistra è frammentato, se non polverizzato, e quindi occorre prendere atto che abbiamo una strepitosa opportunità davanti a noi. Abbiamo saputo la comunità davanti a noi perché possiamo occupare un nuovo spazio centrale con una proposta sociale, con una proposta liberale, radicalmente alternativa al buon antonato comunista che si è fatto governo. Io credo che dobbiamo, per allargare il consenso subito e tornare a essere maggioranti in Italia, dobbiamo prendere atto e dobbiamo agire di conseguenza. E credo che dovremmo farlo anche prima delle europee. Perché le elezioni europee non sono mai state così decisive, anche se la nostra possibilità di essere di nuovo un'opposizione che ha una dinamica, un'opposizione capace di convincere, capace di parlare alle piazze di Torino e di Milano, capace di essere credibile nel presentarsi come una possibile alternativa al disastro quotidiano dei nazionalisti e degli incompetenti. E bisogna farlo anche perché la battaglia, mai la battaglia per una vera Europa democratica, è stata così determinante per salvare la democrazia nazionale. Guardate, non era di Pescara ma era terra, ma non so gli adottesi volevano molto stesso. Quello che Marco Pannella diceva, sono due profezie che sono realtà politica oggi. La prima ne ho già parlato, quella dell'eterosfera, la lunghissima linea di divisione tra progressista e reazionario, tra progressista e conservatore. La seconda è quella di Marco Pannella. Un'Europa democratica arriverà un momento in cui noi non riusciremo a costruire l'Europa di cui abbiamo bisogno.
noi siamo esattamente in questo punto. Ecco perché è un punto di svolta particolare tra i tanti momenti di svolta dell'Europa democratica. Perché se noi non riusciremo a vincere la battaglia dell'Europa democratica, noi avremo sempre più difficoltà a difendere le democrazie nazionali. Ecco perché io ritengo che nel momento in cui Trump parla di Emmanuel Macron, perché Emmanuel Macron propone l'esercito comune europeo, sia allucinante, sia da una cosa inspiegabile che si sta parlando qualcuno del centro-sinistra, che ogni tempo, nell'epoca di Donald Trump, nell'epoca di Marine Le Pen, nell'epoca di Viktor Orban, nell'epoca di Lev Kaczynski, nell'epoca di Bolsonaro, c'è qualcuno ancora nel nostro campo che trova il tempo di attaccare Emmanuel Macron, che non è assolutamente esattamente quello che noi abbiamo, non è Macron, è Emmanuel Macron, noi siamo noi, ma di fronte alla portata della sfida, di fronte al fatto che abbiamo Salvini che riceve Orban a Milano, abbiamo una strategia chiara internazionale comunista, e non è perché faranno solo il 20% al Parlamento europeo che deve rassicurarci, perché o noi instauriamo, abbiamo una dinamica politica alternativa che sia convincente per la gente, e lo facciamo prima delle elezioni, perché in tempi di comunismo una nuova alleanza progressista elettorale al Parlamento europeo ha bisogno di un mandato popolare. Non ha bisogno di dire, vabbè, adesso andiamo tutti divisi e poi dopo al Parlamento europeo ne parliamo e facciamo una grande maggioranza. Abbiamo bisogno di avere un'investitura popolare forte, di mettere al centro del dibattito democratico questa scelta di voto. Abbiamo bisogno di avere una carta progressista, che sono magari 5 punti per la rifondazione europea, e in cui i veri, liberali democratici, socialdemocratici o Marshall dicono sì, abbiamo le nostre diversità, ma attorno a questi 5 punti che ci proponiamo di votare, noi vogliamo rifondare l'Europa. Questo dobbiamo fare, perché c'è una differenza di fondo, non è tattica dire abbiamo una nuova alleanza prima o dopo, non è tatticismo, è la questione di cui puoi far dare un mandato popolare, un ministro popolare, nei tempi di comunismo, di democrazia diretta, di democrazia della rete, nei tempi in cui Salvini parla a 60 milioni di italiani, cioè in cui Marine Le Pen si presenta come la sola voce del popolo. Vogliamo noi andare in una dinamica in cui ci facciamo dare un mandato popolare della democrazia europea o facciamo le cose di potere dopo? E come facciamo se facciamo le cose di potere dopo a far esplodere le contraddizioni del campo del PPE? De Gasperi, Schumann, Adenauer. PPE non vuol dire più partito popolare europeo. PPE vuol dire partito qui da tutto europeo, che oggi è diventato partito comunista europeo. E se noi facciamo un'alleanza progressista coerente prima, possiamo chiedere al nostro amico Michel Barnier che cosa si fa in questo partito di Europa? Lo possiamo dire, possiamo chiedere, possiamo fare esplodere questa contraddizione. Sono esplosa una volta quando Berlusconi andare in Italia e il partito popolare italiano e mai usci. Credo che questo debba essere fatto anche questa volta. Ecco perché ritengo che il ruolo del Partito Democratico non debba essere di stare unicamente al centro del PSE, ma deve essere la vanguardia del nuovo progressismo europeo. Deve essere all'avanguardia e deve prendere l'iniziativa per costruire questa nuova alleanza. E deve costruirla con la maggioranza dei liberali democratici, deve aiutare i comunisti liberi, deve prendere la guida di questa alleanza progressista se non nasce. Questo sempre, secondo me, è il nostro ruolo. Guardate, che è un ruolo che ci farebbe molto bene anche in Italia. Coraggio, e concludo, coraggio, è il titolo del nostro seminario. C'era il primo grande presidente della Commissione Europea, poco conosciuto, ma veramente svolto un ruolo importante, era Walter Einstein. Walter Einstein usava sempre una frase che è quella del titolo di Liberalismo: tu è fastapres. Tu è fastapres, compi un atto di coraggio, assumi dei rischi e battiti per le scelte e i valori di un. Credo che anche noi, per noi, sia arrivato oggi il tempo di compiere un atto di coraggio di grazie. E auguri di buon lavoro da parte di tutti noi per questa bellissima responsabilità di essere a capo dei federalisti europei, che sono anche una parte della nostra straordinaria tradizione. Grazie Sandro. Adesso pregherei di intervenire a Davide Boggi, che è il segretario generale della nostra associazione e che si soffermerà
anche su un tema vi ho chiesto di sottoporlo alla vostra attenzione, Paolo, e cioè il tema di quale forma partito in una società che è radicalmente cambiata. Prego, Dante. Grazie. Sento, sì. Allora, provo a partire da un po' degli spunti che ho sentito negli interventi che mi hanno preceduto. Mi sembra che ci sia stato un minimo comune denominatore che è assolutamente condivisibile, che è quello che ci troviamo di fronte a una condizione eccezionale. Alcuni l'hanno definita un punto di svolta. In ogni caso una condizione, diciamo, eccezionale. Però volevo cercare di cambiare un pochino il punto d'analisi, no? Il taglio dell'analisi. Perché uno degli elementi di questa eccezionalità di cui si è sentito parlare oggi è il fatto oggettivo che ad oggi anche nel nostro paese, ma in tutto l'Occidente democratico, forze di natura di matrice populista, sovranista, più o meno innervate da impostazioni antisistema, abbiano avuto forti successi elettorali e siano al governo. Ma il fatto che queste forze siano al governo, la domanda che dobbiamo porci, secondo me, è abbastanza chiaro. Il fatto che queste forze abbiano avuto successo e siano al governo è una causa, è un effetto del macro fenomeno che dobbiamo invece descrivere e provare a capire. E cioè il macro fenomeno rappresentato dalla crisi di un modello di società. La crisi del modello di società in cui tutti noi ci siamo sempre riconosciuti. Che è il modello di società che ha contraddistinto l'Occidente democratico nel secondo dopoguerra, cioè il modello di società democratico liberale. Il successo di questi movimenti è una causa, poi un effetto di una crisi preesistente a questi movimenti, che ha iniziato a riprodursi in quel modello di società. E le cause della quale crisi dobbiamo provare a capire per capire come rispondere a questi fenomeni politici. Perché la mia tesi è che il successo di queste forze sia un effetto di una crisi preesistente. Il nostro modello di società, quello in cui tutti noi crediamo, quello che è stato descritto dal senatore Zanda, è un modello di società che è sottoposto, come dire, a una serie di fattori che l'hanno esposto a una crisi e che quindi hanno innescato questi fattori, la nascita, il rafforzamento e poi il successo elettorale di questi movimenti di cui noi parliamo anche nel titolo di questo seminario. Se quello che dico è vero, cercherò di semplificare perché il tempo a disposizione è scarso, e cioè che ci troviamo di fronte a una crisi di un modello, a una crisi di un modello di società, quello democratico liberale. Quali sono i due pilastri fondamentali di questo modello di società che sono esposti ad attacco e che hanno manifestato i segni della crisi? Beh, il primo, lo ricordava anche Luigi Zanda, un primo grande connotato di questo modello è il fatto che si è fondato sulla democrazia rappresentativa, sulla democrazia parlamentare, cioè su che cosa è sostanza? Sulla delega a terzi perché classe dirigente a governare. La delega a terzi perché classe dirigente a governare. Quindi il primo pilastro è la democrazia rappresentativa. Il secondo grande pilastro, secondo me, è il fatto che in tutto il secondo dopoguerra questo modello, il modello democratico liberale, ha espresso una società che parafrasando un grande saggio degli anni 70 di un sociologo americano, Lester Turow, era un modello di società a somma positiva, cioè era in grado di creare una quantità di risorse sulla base delle quali si è fondato un equilibrio sociale che ammetteva che ci fossero vincenti attraverso il meccanismo della competizione sociale, e che però anche laddove ci fossero stati perdenti, questi venivano protetti da un equilibrio sociale di fondo, perché le risorse prodotte riuscivano a tenere in armonia l'equilibrio sociale. E quindi era una società a somma positiva. Perfetto. Anche questo pilastro è sottoposto ad attacco, mi sembra, no? Quindi, perché entrambi questi pilastri sono stati, come dire, sottoposti a una sfida diretta da parte di due grandi macrofenomeni. La democrazia rappresentativa è stata sottoposta alla sfida formidabile di un fenomeno che è difficile fermare, che ha fermato, che non fermerà nessuno, che è il fenomeno dello sviluppo di massa delle tecnologie individuali di comunicazione. Questo fenomeno, infatti,
come scritto anche oggi, si è fermato, si sta sviluppando e non si fermerà. È stato un formidabile fattore per, come dire, mettere in debolezza gli intermediari, su cui si fonda la democrazia, su cui si fonda il meccanismo di formazione di ruolo delle classi dirigenti della democrazia, perché è stato il vettore principe attraverso il quale abbiamo visto manifestarsi questo inizio di tentativi di democrazia. Il secondo pilastro, cioè il fatto che è stata una società somma positiva in tutti questi anni, quella democratico-liberale, ha dovuto fare i conti con un altro fenomeno, il fenomeno che della globalizzazione nella sua fase matura. Noi tutti che crediamo alla società aperta, tutti, abbiamo pensato che la globalizzazione fosse un fattore positivo, un fenomeno, un macro fenomeno positivo, da spingere, da governare, ma da spingere, da promuovere. Noi tutti abbiamo pensato. E infatti nella sua prima fase, ci ricordiamo tutti la fase della terza via nella quale tutti credevamo nella positività della globalizzazione. Peccato che nella seconda fase di sviluppo la globalizzazione ha finito purtroppo per indurre effetti negativi sulla tenuta economica delle società occidentali. Questo è dovuto anche al fatto che abbiamo avuto un lungo periodo di governo di matrice neoliberista in CE, a partire dagli Stati Uniti. Il combinato disposto tra la fase matura della globalizzazione e questo periodo di connotato, come dire, neoliberista in Occidente al governo ha innescato la più grande crisi economica che abbiamo avuto in questo secolo. Grande crisi economica che ha finito per far sì che le nostre società siano diventate società a somma zero, laddove c'è uno che vince un altro perde, laddove uno vince un altro perde. E tutti gli indicatori di equità sociale dicono che il grado di equità sociale è tremendamente abbassato. E quindi questo che cosa ha prodotto? Questo inusitato livello di disuguaglianza sociale ha prodotto due bisogni fondamentali, sulla base dei quali bisogni si è strutturato il consenso verso le forze di origine populista e di matrice sovranista. Un bisogno di protezione economica dalla società somma zero, dalla disuguaglianza sociale inusitata, e un bisogno di protezione fisica, in parte dall'immigrazione, sulla quale se ne è stata anche la paura del terrorismo. Sono questi due macro bisogni di protezione economica e fisica che dal mio punto di vista sono i fattori di innesco della domanda, come dire, e del consenso politico verso le forze populiste e sovraniste che adesso sono a governo in alcuni paesi in Occidente e anche in Italia. Protezione fisica, la risposta semplificata di Matteo Salvini, protezione economica, la risposta semplificata del Movimento 5 Stelle con il reddito di cittadinanza. Sono due macro bisogni innescati da questo processo di crisi graduale del nostro modello di società, del modello di società democratico liberale. E questi sono questi due macro bisogni su cui si è innescata la perdita di senso di appartenenza, che ha fatto sì che il nuovo grande clevaggio in ordine al quale, la nuova grande frattura in ordine alla quale si schierino le opinioni politiche in Occidente, tenda ad essere società aperta per chi non ha, come dire, questo bisogno così spasmodico, questa paura di protezione fisica e di protezione economica, o società chiusa per chi ha, come dire, un'esistenza più marginale nel sociale ovviamente, e quindi è più esposto a questi due bisogni che provava a descrivere qui, protezione fisica e protezione economica. Se tutto questo ragionamento molto semplificato per i tempi è vero, allora la domanda che ci dovremmo porre secondo noi è: come si risponde a questo stato di cose? Si può rispondere a questo stato di cose? Come si risponde a questo stato di cose? Sicurezza economica, sicurezza fisica, utilizzo dei nuovi mezzi di comunicazione digitale individuale di massa e il ruolo degli intermediari, queste sono, come dire, siamo in grado di avere un dispositivo politico-culturale, un disegno politico in grado di rispondere a questi bisogni? Sì o no? Perché questo è il punto. Secondo me dovremmo porci l'obiettivo di essere in grado di rispondere a questa sfida, articolata secondo i punti che provavo a descrivere. Non possiamo certo rinunciare, almeno per quanto mi riguarda, a pensare che ci possa essere un ruolo per gli intermediari. È la stessa concezione di democrazia che noi difendiamo che ci porta al dovere di ricostruire, di ripensare su basi nuove il ruolo degli intermediari.
il ruolo del partito politico, il quale partito politico non può essere un fine come è nella concezione novecentesca oppure ideologica, ma è un mezzo per raggiungere gli obiettivi che ci si pone, gli obiettivi politici che ci si pone, e che non può che essere una fondamentale camera di compensazione per armonizzare in maniera politico-culturale le istanze che provengono dalle società, e che dovrà essere in grado di produrre classe dirigente, cosa che sostanzialmente ha faticato a fare anche il partito nel quale abbiamo militato. Classe dirigente che non dovrà avere l'età media più bassa della storia, il numero di donne più alto della storia, non è questo il punto. Classe dirigente, perché io ho sentito, visto insomma, che questi erano alcuni dei criteri in ordine ai quali è stata formata classe dirigente. Età media, numero di donne, a prescindere da connotare. Cosa? Sì, l'altezza, i mancini. È in grado di produrre classe dirigente oppure no? Su base nazionale e su base locale. Classe dirigente che non è la stessa cosa di elite, è una cosa leggermente più articolata, più strutturata. E guardate bene che l'elite è il nemico giurato del populismo. La DNA è elite popolos, cioè uno dei basi su cui si fonda la costruzione del movimento populista è che da una parte c'è la cattiva elite, dall'altra parte c'è il popolo. La classe dirigente deve essere una cosa più fluida, più articolata, più strutturata, ed è quella una delle sfide verso le quali dobbiamo passare necessariamente. E poi un'altra cosa, lo diceva sempre nel suo intervento anche Luigi Zanda, qua c'è un fatto: il partito politico non può, se si pone l'obiettivo di governare l'esistente con i mutamenti che ha provato a descrivervi, non può inseguire i movimenti populisti e sovranisti in quello che è il tentativo di comunicare la resa immediata dell'azione politica, che è tipica del movimento populista, perché la domanda di consenso base, no? Più importante è avere consenso, più importante è provare a risolvere i problemi. La resa immediata dell'azione politica non esiste in politica vera. E allora torno anche alla chiusura dell'intervento che faceva Sandro. Davanti a tutto questo, il punto è: che ruolo vuol giocare il Partito Democratico? Perché questo è il punto. Vuole il Partito Democratico poter giocare un ruolo in questa temperie oppure no? È chiaro che se vuol giocare un ruolo, le alternative sono due. O è in grado di ripensare il progetto originale in ordine al quale si è fondato il Partito Democratico, e quindi fare del Partito Democratico quello che originariamente doveva essere, cioè un movimento che non era fatto dal mero collante dei moduli e delle culture politiche che l'avevano formato, no? Ma che doveva riuscire a produrre un nuovo nucleo politico-culturale originale rispetto alle culture che l'avevano formato, e in grado, per quel motivo, perché aveva espresso un ruolo politico, un nucleo politico culturale originale, per quella ragione in grado di parlare a tutta la società, ancorché secondo valori di parte, che è il vero ruolo di un partito politico. Un partito politico è ovviamente espressione di valori specifici, ma è un vero partito politico se si relaziona alla società complessivamente intesa, che poi era un po' il disegno della rappresentatività, in cui tutti abbiamo preso. Non parlare a comparti predefiniti di società che poi venivano sommati dopo le elezioni, ma parlare a tutta la società, ancorché con un'impostazione valoriale precisa. Ma questa capacità era resa più forte, sarebbe stata più forte nel momento in cui quel partito fosse stato in grado di produrre un nuovo nucleo politico-culturale, nuovo, che è la vera sfida davanti alla quale siamo. Tutto questo ha un problema rispetto al passato, lo accennava mi sembra Sandra, il problema è rappresentato dalla condizione nella quale si trova il PD, che è superabile come tutte le condizioni politiche, e dal sistema elettorale. Il sistema elettorale presente effettivamente rende più difficili operazioni come quella che vi dicevo, perché promuove, come dire, più la frammentazione. Detto questo, e chiudo, si tratta, secondo me, di lavorare insieme per far sì che in ogni caso il PD sia il perno della costruzione, dello schieramento, in grado di costruire quello che ho provato a descrivere fino adesso, e dare quelle quattro risposte fondamentali. Che lo sia o
riuscendo a ridare vita al disegno originario, oppure comunque essendo un perno fondamentale dello schieramento a sostegno della società aperta. Vi ringrazio. Grazie Dario.